Oggi, in qualità di cittadino vanchigliese, sono venuto a portare la mia solidarietà al centro sociale a Scatasuna, che sta subendo un'aggressione di chiaro stampo politico, che si concretizza in una formulazione d'accusa da associazione a delinquere. È evidente che per qualcuno ci sia la volontà di chiudere una partita con un'occupazione che è attiva dal 96, che ha offerto tantissime occasioni al quartiere di socialità, ma non solo. Ma devo dire che sono qui anche in veste di testimone di ciò che è successo in città negli ultimi decenni, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, in una città che non era assolutamente a misura di nuove generazioni, alle quali io appartenevo. La stagione delle autogestioni, dell'auto-organizzazione, delle occupazioni ha offerto davvero dei momenti fondamentali di sperimentazione, di aggregazione, di socialità, che in qualche modo hanno fatto crescere delle radici per tutto ciò che è stata la trasformazione successiva. La trasformazione è una città che si è aperta improvvisamente in modo forte, inclusivo, in modo non allineato, in modo variegato, e ne è nata una città unica che è diventata anche una capitale giovanile per tutto il resto dell'Italia. Ecco, in qualche modo Scatasuna prende un po' quel testimone in tempi più recenti e porta avanti quel tipo di esperienza, diventa un'occasione di spazio e di socialità per molti ragazzi che non troverebbero altrove delle opportunità simili. E quindi sono sicuro che non sarò solo in questo momento a dare solidarietà ad Asca in mezzo di una tempesta di chiaro stampo politico pretestuoso, e spero che saremo comunque in tanti a metterci la faccia.